Hasta la vista ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un argomento che è stato trattato veramente poco sia nei film che nei libri, anzi proprio non è stato trattato né in uno né nell'altro. E infatti vi voglio parlare delle Sacre 28, ovvero tutte le famiglie veramente puro sangue all'interno del mondo magico di Harry Potter. No. Infatti non tutti sanno che intorno al 1930-1940 fu realizzata una pubblicazione anonima dove venivano stilate tutte le famiglie veramente puro sangue. Questo libro di testo venne adottato anche da Lord Voldemort nonostante fosse un mezzo sangue, e invece tutti quei maghi che ritenevano che la stirpe magica si sarebbe estinta se non avessero avuto dei matrimoni con i babbani hanno sempre deriso. Ma vediamo più nel profondo tutte le famiglie che Salazar Serpeverde, ovvero colui che per primo ha predicato il sangue puro, ha ritenuto essere veramente pure. E vediamo anche i discendenti con cui Harry entrerà in contatto nelle sue vicende. Partiamo in ordine alfabetico. La prima famiglia che vediamo sono gli Abbott. Infatti sappiamo che Harry nel cimitero di Godric's Hollow trova una tomba con su il nome degli Abbott. E sappiamo anche che una sua compagna del Tasso Rosso, ovvero Anna Abbott, combatté valorosamente durante la battaglia di Hogwarts. La seconda famiglia che vediamo sono gli Avery, citati solo nei libri di Harry Potter. Sappiamo che un Avery sgusciò fuori dall'ufficio di Lumacorno quando Tom Riddle gli chiese degli Horcrux, e sappiamo anche che prese parte all'imboscata contro Harry Potter all'interno dell'ufficio Misteri. Un'altra famiglia che troviamo all'interno delle Sacre 28 è quella dei Black, molto conosciuta perché è la famiglia del padrino di Harry Potter, Sirius Black. Oltre a lui però ci sono molti altri membri appartenenti alla famiglia Black, la maggior parte dei quali di Serpeverde e la maggior parte dei quali mangia morte. Sempre con la lettera B troviamo Bulstrode, ovvero la ragazzina cicciottella e antipatica di Serpeverde, colei che Hermione cercò di trasformarsi con la pozione polisucco per andare a cercare informazioni sull'erede di Serpeverde nel secondo anno. Sempre con la B troviamo anche la famiglia Burke. Noi sappiamo che uno dei Burke è uno dei cofondatori di Magia Sinister. È stato visto da Harry all'interno di un ricordo durante il suo sesto anno a Hogwarts, quando Voldemort lavorava all'interno del negozio. Con la lettera C troviamo i Carro, ovvero Alecto e Amicus, due fratelli, che si insediarono a Hogwarts con la morte di Silente, insegnando babbanologia e difesa contro le arti oscure, o meglio, arti oscure e basta. Con la lettera C troviamo i Crouch. Lo conosciamo abbastanza sia per i libri che per i film, conosciamo bene sia il padre che il figlio. Il padre infatti era capo della cooperazione magica internazionale e il figlio invece è colui che uccise il padre trasmutandolo in un osso che seppellì all'interno dell'orto delle zucche di Hagrid. Una famiglia un po'... Passiamo alla lettera F, la prima famiglia che vediamo sono i Fauli. O Fauli, non lo so come si pronuncia perché non viene mai citata né nei film né nei libri di Harry Potter. Sempre con la lettera F troviamo la famiglia Flit. Avete in mente Marcus Flit, il capitano della squadra di Quidditch di Serpeverde? Ha un nome tagliente proprio come la sua personalità. Con la lettera G troviamo la famiglia dei Gaunt, probabilmente la famiglia più sacra e più maligna e anche più famosa all'interno dei Sacri 28, perché è la famiglia di diretta discendenza di Salazar Serpeverde e anche la famiglia del nonno di Voldemort. Ed è proprio da questa parte della famiglia che Voldemort prese la maggior parte della sua crudeltà, come si vede dal ritratto che la Rowling fa del nonno e dello zio. Peccato che non l'abbiano fatta vedere nei film. Sempre con la lettera G troviamo la famiglia Greengrass, che viene citata solo una volta all'interno dei libri di Harry Potter, però noi sappiamo che Draco Malfoy si sposò con Astoria Greengrass. Ed ecco un'altra famiglia molto famosa, ovvero quella delle Strange. La maggior parte, anzi penso proprio quasi praticamente tutti, a parte una sorella, diventarono mangiamorte e anche dei più efferati, soprattutto Bellatrix. Invece con la L troviamo la famiglia Lumacorno, e ho già fatto un video, lo linko qua sopra, dove parlo di tutta la storia dei Lumacorno. Con la lettera M troviamo la famiglia Macmillan. Noi conosciamo un Macmillan, ovvero Ernie, che faceva parte della casa di Tasso Rosso e con cui Harry ha litigato un paio di volte, rimanendo comunque ottimi amici conoscenti. E con la famiglia M un'altra famiglia davvero molto famosa, ovvero la famiglia dei Malfoy. Una famiglia controversa, da una parte maligna e malvagia, dall'altra parte invece un po' credulona e troppo attaccata al potere. A me non sono mai piaciuti.
Dopo i Malfoy troviamo i Not. Not era anche un compagno di Malfoy, amico della famiglia Malfoy, ovviamente un mangiamorte il padre, e fu uno dei mangiamorte convocati da Voldemort appena risorto. Si dice anche che Cantankerous Not fu colui che scrisse il Sacro 28. Con la lettera O troviamo la famiglia Ollivander, una famiglia molto vecchia, molto antica, molto famosa, soprattutto perché tutti quanti erano fabbricanti di bacchette. E con la lettera P finalmente troviamo dei Grifondoro, in particolar modo la famiglia Pacioc. Noi sappiamo bene la storia del figlio dei Pacioc, un po' meno quella dei genitori che vennero torturati a morte da Bellatrix Lestrange e altri mangiamorte. Con la lettera P troviamo la famiglia Parkinson, infatti sappiamo che la prima ragazza di Malfoy fu una Parkinson. Ed ecco una famiglia alla pari con la famiglia Gaunt, ovvero la famiglia Prewett. Prewett o Prewett, non so bene la pronuncia. Con la lettera R troviamo la famiglia Rosier. Dei Rosier sappiamo soltanto che un mangiamorte di nome Rosier venne ammazzato un anno prima della caduta di Voldemort. Sempre con la lettera R troviamo i Rowl. Noi conosciamo solo un mangiamorte di nome Rowl, colui che è alto, biondo, grosso, che scagliava maledizioni durante la battaglia di Hogwarts nel sesto libro. Alla fine del sesto libro, quando muore Silente. Con la lettera S troviamo i Selwyn, ovvero una famiglia molto antica anche questa, dove cerca di accreditarsi l'appartenenza Dolores Umbridge, prendendo l'Horcrux di Voldemort con la lettera S in verità di Serpeverde per fare colpo al Ministero della Magia. Con la lettera S troviamo anche i Shacklebolt. Noi sappiamo che un suo esponente, ovvero Kingsley, diventò uno dei più giovani e più acclamati Ministri della Magia dopo la caduta di Voldemort. Un'altra famiglia, l'ultima con la S, è la famiglia Shafik, che non viene citata né nei libri né nei film, non so niente. Con la lettera T troviamo un altro mangiamorte, ovvero Travers. Noi sappiamo che evase da Azkaban durante la grande evasione e fu uno dei mangiamorte che uccisero i McKinnon. E con la lettera W troviamo i Weasley, sempre Grifondoro, la famiglia preferita penso da tutti, perché non si può non amare i Weasley. Ovviamente sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, quindi Molly, Arthur, i genitori, tutti i figli, ovvero Percy, Bill, Charlie, Ron, Fred, George, Percy e Ginny. E ultimo, ma non per importanza, è Huxley, ovvero un altro dei mangiamorte di Lord Voldemort. Vi starete chiedendo perché i Potter non fanno parte del Sacro 28? Perché il nome Potter è un nome babbano molto comune, perciò colui che scrisse il Sacro 28 pensò fosse una di quelle famiglie con il sangue contaminato. Per questo video è tutto, se avete bisogno di dirmi qualcosa potete scriverlo sotto qua nei commenti, se volete potete iscrivervi al canale per sapere quando usciranno i prossimi video, è tutto. Pigna pizzicotto manicotto tigre.